potremmo immaginare quando Pietro si è sentito rivolgere l'invito di Gesù. Era stato fuori tutta la notte a pescare, quindi aveva faticato, dice, tutta la notte e non aveva preso nulla, proprio nulla. Quindi voleva dire che quel giorno non aveva il pesce da portare al mercato e non aveva soldi da portare a casa. Quindi un uomo stanco, un uomo deluso, sfiduciato e probabilmente anche un uomo arrabbiato. E Gesù, che non se ne intendeva di pesca perché non era un pescatore, era un maestro che sapeva parlare bene ma di pesca non se ne intendeva, nel momento meno propizio per andare a pescare il giorno, in quel luogo di lago dove Pietro aveva tentato la pesca ma non aveva preso nulla, Gesù gli dice: torna a pescare. Capiamo? E Pietro reagisce subito male. Abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. E poi la svolta: ma se me lo dici tu, se me lo chiedi tu, io torno a pescare, mi fido di te. Quante volte nella vita ci capita di essere come Pietro, persone che tornano da un impegno, da un investimento nella vita, nelle scelte di vita e non hanno nulla in mano. Abbiamo faticato tanto e non abbiamo nulla in mano. Quindi il senso della delusione, il senso della sconfitta, dell'amarezza, la tentazione di lasciare perdere tutto. Soprattutto, oggi l'abbiamo detto più volte, la porta è il luogo di un incontro, soprattutto nei nostri incontri, che sono le esperienze dove spesso registriamo dei fallimenti, spesso facciamo fatica e la tentazione è quella di dire: lasciamo perdere. Ecco, che cosa dice a noi Gesù? Dice le stesse parole che ha detto Pietro: ritorna, ritorna a investire, a pescare, ritorna a investire su quell'incontro, su quella relazione che non è riuscita bene, che ha incontrato difficoltà, che ti ha deluso. Ritorna, non lasciarti abbattere dalla sconfitta. Pietro si è fidato di Gesù, si è fidato di Gesù. E proprio perché si è fidato di Gesù, stavolta la pesca è stata abbondantissima. Mi pare che Pietro ci dica innanzitutto questo, questa vicenda: fidiamoci del Signore, fidiamoci di Lui. Quando soprattutto la vita ci fa sentire come dei pescatori che non riescono a portare a casa nulla o portano a casa pochissimo dal proprio impegno. Pietro si è fidato di Gesù, ma anche Gesù si è fidato di Pietro. Avrebbe potuto dire a Pietro: va bene, lasciamo perdere, avevo una proposta da farti, ti vedo così malmesso, ti vedo così demoralizzato che penserò ad altri. Invece no, Gesù si è fidato di Pietro, di un uomo che stava vivendo un momento di fallimento, di difficoltà. Ecco, Gesù si fida di noi, si fida di ciascuno di noi.
Quindi nessuno di noi dica: ma io non ho numeri, ma io sono una persona semplice, ma io sono una persona difficile da trattare, ho tanta paura addosso, lascia perdere. Il Signore si fida di noi così come siamo. Il Signore non è andato a scegliersi tra i discepoli i migliori in Israele, quelli che sapevano parlare benissimo, sapevano convincere le folle, quelli che non lo avrebbero mai tradito. È andato a scegliersi dei pescatori, della gente semplice. E il Signore chiede a noi di dargli una mano a dire ancora una volta, qui in questo territorio, la bella notizia del Vangelo. Qual è questa bella notizia del Vangelo? Che lui cammina con noi, che lui non è distante e non si fa gli affari propri, che lui non è indifferente alla nostra vita, non fa l'indifferente. Lo chiede a noi, ai più piccoli, a quelli che hanno le risorse della vita, a quelli che hanno meno risorse, a chi in questo momento è contento della vita, a chi sta facendo fatica. Ecco, il Signore ha fiducia in ciascuno di noi. Quindi anche in questo lavoro, in questo desiderio di costruire dei legami buoni, delle relazioni che rendono abitabile questo territorio per tutti, sentiamo la fiducia del Signore. Fidiamoci di Lui, ma sentiamo anche che il Signore si fida di noi e ha fiducia.